insomma, l'emozione è bella soprattutto perché la stazione si apre, è la cosa ovviamente più importante, è un ulteriore passo in avanti di uno sforzo straordinario di tutte le istituzioni che oggi sono qui rappresentate e che dietro tutto questo c'è un duro lavoro. Quindi voglio ringraziare innanzitutto gli operai che hanno realizzato quest'opera, che hanno lavorato sotto terra e che ci consentono oggi di vedere le cose più belle. Ringraziamo l'architetto, tutte le persone che hanno lavorato, perché effettivamente devo dire l'impatto emotivo, architettonico e visivo è straordinario. Qua avremo modo di apprezzarne ancora di più. E poi veramente è fondamentale per la mobilità della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione. Di Agrigento, il cuore di Napoli. Ci auguriamo che quindi si vada in questa direzione, che al più presto anche tutte le altre stazioni si possano riaprire. Abbiamo tutti quanti la volontà, le istituzioni che oggi sono qui presenti, di completare tutto l'anello metropolitano, c'è l'impegno anche del governo di aiutarci in questa direzione, abbiamo chiesto al governo anche l'impegno di fornirci treni, perché quando saranno finite le stazioni abbiamo bisogno di nuovi treni, questi sono i nostri gioielli, quindi credo che anche nel sistema metropolitano possiamo dire di non essere, almeno nel nostro paese, ma posso dire in Europa, secondi a nessuno. Siamo all'avanguardia, un ulteriore orgoglio della nostra città, della nostra provincia e della nostra regione. Grazie a Metropolitana, grazie a tutti e buona giornata a tutti.